Luigi Di Baia, la macchina organizzativa della festa di Sant'Anna è avviata ed è stata lanciata ufficialmente la conferenza stampa di presentazione della 91ª edizione. Sì, la macchina non solo è stata avviata, ma è anche a buon punto. Quest'anno siamo partiti per tempo e questo ci ha dato la possibilità di mettere in piedi allestimenti importanti, degni della festa di Sant'Anna, che ci auguriamo possa sempre crescere. Sì, venerdì con il sindaco Enzo Ferrandino presenteremo la 91ª edizione, che sono certo ci riserverà un sacco di belle sorprese. Ecco, allora, all'interno della quale è stata inserita anche l'esposizione dei bozzetti delle associazioni delle barche allegoriche. Sì, ci saranno i bozzetti, stiamo cercando, auspichiamo che i costruttori saranno tutti presenti, tutti e cinque, in caso contrario insomma, ci sarà un loro delegato che ci presenterà il bozzetto, che poi concorrerà all'assegnazione del relativo premio per il bozzetto più bello. Detto questo, siamo contenti della forte partecipazione dell'intera comunità, non soltanto tanto Ischia Pontese, ma dell'intera isola, e non soltanto. La presenza di comuni della terraferma testimonia l'importanza che sta man mano assumendo la festa e l'attaccamento a quest'ultima, che poi coincide con l'amore per la nostra isola, per le nostre tradizioni, per la nostra cultura, e Sant'Anna è un po' la sintesi di tutto questo. Ecco, torniamo un po' al programma di venerdì. Si legge nel comunicato che alle 11 e un quarto, 11 e mezza più o meno, ci sarà l'inaugurazione di una mostra fotografica titolata Sant'Anna, la storia in festa. Sì, ci abbiamo tenuto a dedicare questo momento alla storia della festa di Sant'Anna con fotografie storiche che abbiamo acquisito al patrimonio comunale. Una mostra che racconta quella che è l'evoluzione anche delle barche della festa, come sono cambiate nel corso degli anni, come sono diventate nel rispetto della tradizione, ma insomma sarà una bella passeggiata, un bel percorso che ci tufferà nella storia di Sant'Anna, nella vera storia di Sant'Anna, che come sappiamo è fatta soprattutto e principalmente dalle zattere allegoriche che i volontari prima, le associazioni dopo, ogni anno si prodigano per realizzare. E sono certo che sarà un bel colpo d'occhio, una bella fotografia fatta di tante fotografie ai piedi del Castello Aragonese, per cui invitiamo davvero tutta la cittadinanza a venire a farsi una passeggiata qui al ponte per questa passeggiata nella storia.